Ecco, 10 abitudini che ti tengono povero. Andiamo. Questo è molto importante, ragazzi. Bella l'ombra, tra l'altro, del microfono vide. Sarei anche ricco, ma de. Non è che... Con le luci non è che ci si fa tanto. Bellos. Andiamo a vedere all'interno di questo video quali sono le 10 abitudini che devi togliere il prima possibile per avere successo nella tua fottutissima. Ascolta Alicia, a te che c'è un quattrino, ne mette piangere. Vita. You know exactly what you have to stop. You know exactly what you have to start. The problem is you cannot keep it consistent. And if you want to change your life, look no further than implementing some small habits. Sì, ho capito, ma se mi fai vedere altre persone, te non fai un cazzo, scusami. The modern world makes it very, very difficult. With all the traps that it lays out for us. E stammi bene a sentire, sta incollato a questo schermo perché... Incollatissimo, zii, come l'ombra ti sta incollata sulla fronte, Dio Madonna. Le sembra che ti stia per arrivare un cazzo di metallo, che poi è il microfono. Ultime saranno quelle più importanti. Ora partiamo dalla prima abitudine che devi toglierti dai coglioni il prima possibile. Dai coglioni. Lui, ragazzi, usa il linguaggio ruvido, state attenti a quello che pensate. Il fare la vittima. Guarda che nessuno ce l'ha con te. Guarda che non è che il mondo è contro di te. Ti assicuro che nessuno ti sta pensando in questo momento. Ma cosa c'entra questa roba vittima? Tipo... Quindi smetti di fare la vittima e di dare le colpe agli altri. Cose a caso. Perché ce l'hanno con te. Se tu non hai successo, se tu hai dei problemi... Ormai tutte immagini flessor del randomi, che c'è un trip. Solo ed esclusivamente causa tua. E sei tu che devi essere il primo a risolvere quella situazione in cui sei attualmente. E ti assicuro che nessuno verrà a salvarti. Non capiterà questa cosa qui. Nessuno verrà lì da te e ti regalerà. Va bene, grazie. Mi dici queste 10 abitudini. Verrà la roba, ti darà una mano. Sei tu che devi alzare le chiappe e metterti in una situazione in cui riuscirai ad avere qualcosa, amici. Riuscirai ad ottenere i tuoi obiettivi. Guarda che ti assicuro che le persone di successo, la maggior parte, il 99% delle persone di... ballano nei jet privati. È una bambina col cane che... Successo, hanno fatto tutto completamente da soli. Quindi smettila di prendertela con le altre persone, perché non c'entrano assolutamente nulla con quello che è il tuo percorso. La numero due è smettila di stare in quei fottutissimi social network. La maggior parte... Ma sta pubblicando su YouTube. Parte delle persone al giorno d'oggi passano il tempo su TikTok, passano il tempo sugli shorts di YouTube, guardando cose completamente inutili per la propria vita, scrollando. Tipo questo video. Quando scrollando e poi magari vedono l'orologio e dicono: ah cazzo, sono passate delle ore. Ok, in quelle ore, se tu avessi occupato il tempo per delle cose tue personali, per concentrarti sui tuoi obiettivi, sulla tua vita, seriamente quanto tempo buttato avresti risparmiato? Fai un breve calcolo: se scrolli social, la maggior parte dei contenuti è merda, merda pura. È merda. Voglio vedere cosa pubblica lui. Allora, vediamo un po' i contenuti di merda pura. Luca Valori, vediamo subito. Lascia lui che fa... Ah no, ha smesso il... Ah no, ha pinnato questo. Questo l'ha messo 30 agosto. È un... credo un macchinone. Non so. Poi il 4 luglio. Dai, non pubblica tanto. Storie? Storie sì, mi sa, però. Sì, storie... Sì, allora... lui in barca e lo filma. Lui che mangia il sushi e lo sta filmando. Lui che mangia la carne e la sta filmando. Lui che ti fa vedere quante vendite ha fatto, lo sta filmando. E lui che risponde a un gruppo privato e si filma mentre lo fa. Tutto nel giro di un minuto praticamente. Quindi ha sempre pubblicato cose diverse continuamente. Va bene. Contenuti fatti apposta. Si vede abbastanza soldi, quindi lui può permettersi social e noi no. Ci sta. Di bassa qualità per indottrinare in modo tale da avere un mercato, un popolo totalmente stupido, privo di ragionamenti, così da poter portare le grosse masse in una determinata direzione. Quindi sono le persone intelligenti che attraverso la stupidità e il non ragionamento portano, direzionano le persone dove vogliono loro. Eccomi. Poi non lamentarti se le grosse istituzioni generano soldi sulle persone stupide. Sono le persone stupide che hanno deciso di farsi indottrinare da un sistema, da una determinata comunicazione. E se proprio devi usarli questi social, non guardare roba, gente che fa i balletti, si butta dalla finestra o robe solo ed esclusivamente. Si butta dalla finestra in suicida, ma chi è che si butta dalla finestra? In che senso? Veramente di basso spessore. L'abitudine numero 3 è l'abitudine di lamentarsi. Quante persone conoscete che si lamentano quotidianamente? No, ma... Dada. Prima in Italia si pagano tante tasse. Guarda che ci sei tu in Italia, eh? Cioè sei tu che devi andare via. Puoi vivere in Italia, perché se vuoi domani ti puoi fare un trolley e te ne puoi andare all'estero. Ah sì? Ok, senza soldi come faccio di preciso?
Certo, me ne posso andare all'estero, poi però mangio wurster scaduti a Berlino. Se tu sei in Italia, sei in un paese che si pagano tante tasse, è colpa tua, nessuno ti sta obbligando. Okay. Ragazzi, se rimanete qua in Italia, nonostante non abbiate soldi, nonostante non abbiate preso in affitto già un appartamento dove volete andare, se non avete nemmeno i soldi per l'aereo, è colpa vostra. Se magari avete degli affetti, degli amici, una famiglia qua, oppure semplicemente vi piacciono altre cose dell'Italia, rimanete qua, siete dei coglioni di merda, andatevene a fanculo, stronzi. Stai lamentando che non guadagni tanto e c'hai un padrone che decide quando andare in vacanza per te, quanto devi spendere di cibo, con chi ti devi Esatto, licenziatevi, perché se il padrone vi dice questa cosa, vi dovete licenziare, così perderete anche quei soldi, poi si vedrà. Posare, che qualità di vita devi far fare alla tua famiglia? Sei tu che stai in questa situazione, nessuno ti ha obbligato, è solo ed esclusivamente colpa tua. Certo, è colpa vostra, ragazzi. Quindi, invece di lamentarti, preparate il trail, inizia a prendere le cose seriamente. Incomincia a lavorare sulla tua persona, incomincia a diventare la miglior versione di te stesso, incomincia ad andare all'estero a vedere cosa c'è all'interno del mondo. Incomincia a scovare altro. All'interno, proprio viaggio al centro della terra. Opportunità. Incomincia a conoscere altre persone. Se vuoi il miglior partner per la tua vita, vattela a cercare. Se il tuo lavoro viene pagato... Certo, poco, vai a cercarti qualcuno che ti paghi tanto per ciò che fai. Raga, aspetta, ma questo è effettivamente un consiglio prezioso. Che ci vuole? Facile. Ma non lamentarti. Abitudine numero 5. Scappare dalla competizione. Guarda che i piloti di Formula 1, tu immagina un pilota di Formula 1 che gira in pista da solo. Non diventerebbe mai così bravo se non avesse tutti i competitor con cui competere. Tu immagina un calciatore giocare in un campo da calcio da solo. Che partita sarebbe? E ti assicuro che quel calciatore non sarebbe un calciatore o un professionista se non avesse tutti i calciatori con cui competere. Tu immagina gli imprenditori. Perché gli imprenditori? Ci sono imprenditori che non hanno successo e imprenditori che hanno successo. Perché gli imprenditori di successo hanno della competizione. Le aziende di successo... Aspetta, ora ci arriva, raga, un attimo. Sono di successo perché hanno avuto una competizione con qualche altra azienda nello stesso identico settore. La competizione è qualcosa di genuino. Non è un male, è un bene. E sfrutta questa cosa a tuo vantaggio. E perdi l'abitudine di evitare completamente la competizione. Perché è un bene avercela. Abitudine... Ok... No, io non faccio così. Però ci sta, fatelo se vi va. Numero 6. Abbandona il fottutissimo porno. Ora se... Boh, oh, ma lui è ossessionato, zia. Lui ci deve avere un problema con le seghe. Non riesco a capire quale, ma ci deve essere qualcosa. È una bellissima donna e, insomma, è un bellissimo uomo che al tuo fianco va benissimo. Ma stare lì davanti al computer a consumare porno e a masturbarti, ti assicuro che incide negativamente su quello che è la tua vita. Perché ti ammoscia. Ah, ancora il Pandoro sborre. Raga, ma veramente non è possibile. Ti diminuisce il livello del testosterone. Ti diminuisce la carica che hai dentro di te. Quel fuoco che ti spinge. Bella la salsiccia scardata. Minchia, avevi un diametro di questo tipo interessante. Cioè, fare le cose ti rende più debole. Ti porta verso una direzione di insuccesso. Tu immagina un uomo. Per un uomo il sesso è una sorta di ricompensa. È una roba molto positiva. L'uomo combatte, uccide per avere del sesso di buona qualità. Tu immagina. Speriamo di no. Insomma, se uccidi per del sesso, sei un malato di mente da mettere in galera. Fino a se quella ricompensa glielo togli attraverso il porno, quell'uomo si spinge. L'uomo deve andare a caccia, deve incominciare. Oh, questa caccia di merda, ma vi impara ad agire in modo animalesco per avere quella ricompensa. Grazie, quello orbitale. Che ti tiene in forza. Apri lo schermo, c'è il porno lì sul computer. Boom, ti fai una sega. Testosterone si abbassa. Hai una ricompensa di bassissima qualità rispetto ad andare a conquistarti la tua donna. Pensa che schifo. E ovviamente ti si leva tutta la questione del carisma. Sto filmato. Cioè aumentare il proprio carisma per conquistare. Carisma uguale trapianto di la tua donna. Ma stessa cosa anche per la donna, verso l'uomo. Quindi tutta la scuola, l'applicazione per aumentare il tuo carisma, per essere più attraente, tutte le tue strategie per rimorchiare di più e conquistarti la donna dal vivo, tutto questo viene abolito perché hai aperto il computer e ti sei visto un porno. Ma... Ah! Automatico? Non lo sapevo. Meglio che non parliamo della qualità del rapporto dal vivo se inizi a consumare troppo porno, perché ti assicuro che se stai sempre davanti al porno e poi quando ti si presenta una situazione concreta nel mondo reale, la qualità di quel rapporto diminuisce notevolmente ad arrivare fino a sottoterra. E tu preferisci un computer o preferisci un vero cazzo di rapporto? Abitudine numero...
Ok, era partita male. O 7, mentire. Riprendiamo il punto precedente. Immagina di conoscere una donna a un bar, a un ristorante, e lei ti chiede: ma cosa fai? E tu gli spari tante di quelle cazzate. Sono il real estate broker migliore di tutto il GCC, migliore europeo, conquisto il mercato tedesco. Tutte ste stronzate, poi vengono a galla. E quindi stai sempre lì in cerca del trucchetto. Tu immagina essere veramente il top di qualcosa e poter... Vabbè, non mentire ci sta come consiglio, però, boh, vabbè. Poterlo raccontare con totale libertà. Ma quindi, aspetta, te però rientri in questa categoria? Cioè, quindi è un consiglio che dai a te stesso? Totale sincerità. Non ti sembra un po' meglio? E nella realtà dei fatti ti stai dando un calcio alle palle. Perché se tu stai sempre tutta la vita a raccontare balle, nella maggior parte dei casi tu guarda chi racconta balle. Nella vita non ha mai concluso un cazzo. Perché tanto racconta balle, l'ho affechizzato e quindi non ha... L'ha fakeizzato, ragazzi, attenzione. Quella motivazione per diventare realmente ciò che vuole. E quindi resterà sempre la persona di prima. E ti assicuro che a livello inconscio, le stronzate, le persone a cui le racconti, lo sanno sempre sotto sotto che sono cazzate. Quindi diventa realmente ciò che vuoi essere e raccontalo in totale libertà. Ti assicuro che ti cambierà totalmente la vita questa cosa. Dite che vi masturbate, ragazzi, tutti. E un cazzaro nel lungo termine viene sempre scoperto. Abitudine numero 8: vestirsi male. Ti assicuro che il vestirsi male. Cazzo. Bene, bene, ecco, vedi, qui ci rientro. Attenzione. Sto per diventare... Vabbè, sì, infatti effettivamente mi ha aiutato. Cioè, quando una persona ti guarda, ti conosce, il primo biglietto da visita è come sei vestito. Io vedo delle persone che sono anche ricche e si vestono di merda. Ma come fai? La classe, il culto. Ah, no, allora non ci rientro. Dovresti avere questo pallino di vestirti comunque sempre bene. Non parlo del vestito su misura, ok, con la cravattina, ok. Lascia perdere tutta quella roba lì. Ma essere sempre presentabile, vestito sempre bene. Tessuto di qualità scelto. Soprattutto se sei italiano. Facciamoci riconoscere all'estero per ciò che siamo buoni a fare. Come ad esempio l'abbigliamento. Tutte le aziende migliori, i brand che fanno più soldi in assoluto e sono più apprezzate nel mondo sono aziende italiane. Abitudine numero... Non sono d'accordo, amore. Io sono convinto che... È meglio mimetizzarsi ed è meglio vestirsi male se uno si vuole vestire male, perché è bello. È bello vestirsi liberi. Io sono libero. Te? Però 8. Mettere sempre l'emotività prima di tutto. Ti assicuro che la maggior parte degli errori delle persone derivano dall'emotività che mettono nelle cose. Quando si parla di soldi, si parla di fare impresa, si parla di raggiungere degli obiettivi, l'unica cosa che devi tenere da parte è l'emotività. L'emotività a volte ti porta a fare scelte totalmente sbagliate, ma nella maggior parte ti porta ad avere insuccesso. Tu immagina un pilota a 300 all'ora. Guarda sti cazzo di piloti. Che pensa magari a un divorzio. Ti assicuro che non arriva prima. Ti assicuro che se mette i suoi problemi all'interno di quella gara, probabilmente andrà a schiantarsi contro un muro. Quando stai facendo una cosa, devi essere full focus, cazzo. L'emotività la devi lasciare full focus, cazzo. Totalmente di lato. Non sono d'accordo, ma beh, zero. Io è proprio con l'emotività che sono riuscito a ritagliarmi una fetta di business qua dentro. Che cazzo vuol dire? E una grossa differenza fra noi e gli animali è che noi come persone riusciamo a mettere da parte l'emotività, quindi perché non farlo? Ma purtroppo la maggior parte degli esseri umani si fa convincere dalle proprie emozioni. Tipo le persone tristi che hanno avuto un grosso trauma nella vita si abbandonano a droghe, ad alcol o vogliono dare i punti. Ma cosa c'entra la droga e l'alcol col fatto di non mettere emotività nel lavoro? E poi si rompono il braccio, vanno in ospedale, si devono operare. Un bagno di merda. Quindi metti da parte totalmente le tue emozioni. Abitudine numero 9: non tenersi fisicamente in forma al miglior potenziale che tu possa mai avere. Tu immagina mentalmente mettere un motore di una Lamborghini dentro una Fiat, punto. Ti rendi conto che non calza, non regge tutta quella potenza? Se tu mentalmente sei forte, se hai un motore Lambo, non puoi metterlo in un motore Lambo, una carcassa di una fottutissima Fiat, punto. Ecco perché fisicamente devi essere... Sono business diversi, per essere un broker devi essere uno stronzo senza sentimenti. No, qui proposta, lui parla in generale. Cioè, quindi non veniamo fuori con la strada del broker, Una macchina da guerra, pronto, H24, 7 giorni su 7 per prendere e andare in guerra ed essere la miglior persona che vincerà all'interno di quella guerra. Devi mantenerti in forma mentalmente e fisicamente H24, 7 su 7. Non tutti i giorni allenarsi, ragazzi. Non importa i sacrifici sempre che devi fare per ottenere sempre, quella forma fisica. Non importa, devi farlo. Numero 10. Devi farlo assolutamente. L'abitudine da abbandonare il prima possibile è l'abitudine di procrastinare nelle cose. Le persone in genere tendono sempre a rimandare, a rimandare, a rimandare. Se hai qualcosa da fare, la devi fare ora. La devi fare adesso, in questo preciso momento. Non la devi rimandare. Ma sai la differenza tra una persona di successo e una persona di insuccesso? Ah, lui è una persona successo, di successo. Qual è? È che io non ho mai procrastinato, non ho mai rimandato un cazzo di nulla. Quando c'è un problema, io lo demolisco.
Inizia a procrastinare questi video, secondo me. Come prima cosa, ti può aiutare a trovare una via di mezzo. Pulisco in modo istantaneo, il prima possibile. Ed è proprio questo che ti risolverà tantissimi problemi nella vita. Quindi, per questo video è tutto. Rivediti il video, mettitelo nel loop, mettitelo nelle orecchie. E noi ci vediamo al prossimo. Che poi in realtà, cioè questa del non procrastinare ci sta, ma è retorica pura, è un consiglio che dà anche la mia nonna di 96 anni morta, attaccata di buono al flebo, cioè via dai, veramente. Che consigli sono? 24 ore nella vita di un milionario. Vediamo che vita fa quest'uomo e se applica le regole che ci ha consigliato. Porca troia, un biliardo. Benvenuto nella reggia provvisoria. Provvisoria, sempre provvisoria. A noleggio, provvisoria a noleggio. Facciamo questo video delle 24. Ah, affittato. Trove che tanto vogliono sul canale YouTube. Vuoi vedere il frigo? Vai, cos'hai dentro? È bottino, cioè acqua, alcol e due cappuccini. Questo è il frigorifero da ricchi proprio. Sono stati qui qualche giorno. Non abbiamo visto nulla ed è tutto bruciatissimo, non vediamo i contorni delle cose. Ho ricevuto un po' di dipendenti, collaboratori, eccetera. Qui sopra abbiamo le due stanze. Questa è una penthouse a 180 gradi. Non si vede niente, è tutto bruciato. Abbiamo un po' di robetta da fare oggi. Ho preso casa nuova, la villa, Dubai Hills. Sto comprando un nuovo immobile, andrò a cambiare l'orologio. Un po' di roba, quindi vi porterò all'interno di questa giornata abbastanza full. Dai, facciamole vedere tutte. Abbastanza full, deve essere solo fare cose da hobby. Un giorno da multimilionario. Un giorno da multimilionario, col frigo vuoto. Lo mettiamo in busta. Oh, tutto flickerato, guarda che bello. Una bustina. Ma cosa c'è dentro? Bellissimo. Faremo diverse inquadrature in giro in varie parti della mia giornata, quindi in diverse location. Come vivo la giornata, mano a mano parlo e metteremo insieme questi pezzi per poi andare a finire il video. Ma scusa, lui che rompe il cazzo, che non bisogna fumare, che non bisogna comprare robe futili, eccetera, perché sprechi soldi. E fuma sigaretta elettronica comunque. Azz, prima ipocrisia. Pronti, caso ufficiale del valore. Anche qua sono da rompere il cazzo. Un po' in costruzione, ma ci siamo. Almeno abitabile. Stanno facendo la piscina, facciamo vedere un po'. Qui è un po' la living room. Alziamo un po' tutte le tende. Si chiudono tutte le tende, diventa tipo un bunker totale. Così posso lavorare. Gli ho fatto l'ufficio. Cioè l'ufficio è una scrivania con un portatile Mac, ci sta. Vabbè, serve solo quello per lavorare. Sul divano. Si vede nulla, con nulla, non si capisce niente. Idromassaggio, più che altro. Di Wanta Coffee? Andiamo a fare il caffè ai muratori. E ancora non sono arrivati tutti, perché in genere sono tipo 10. Facciamo vedere mia. Facciamo vedere la bellezza. Stiamo facendo il caffè ai muratori. Perché siamo persone per bene. Perché siamo persone oneste, per bene. Bimbi, è tutto sfocato, non si capisce niente. Sono totalmente sul verde, finalmente a Dubai. Adesso andiamo in palestra, andiamo a allenarci un po'. Mettere su un po' di muscoli. Sempre. Mens sana e corpo è sano. Ma che poi ti scrivo. Mamma mia, la citazione non dice nessuno. Penso, boh, non so io veramente. Con i miei commenti che... La ragazza fa, hai capito, hai sentito che cazzo ha detto? Ma io sto con un filosofo, Dio mio. Mens sana e corpo è sano. Ma che poi ti scrivono nei commenti che sei secco. Che sono secco? Sì. Da me poi lo scrivono. Sì. Ma sto facendo... Io non leggo i commenti, io sono oltre. Tutta nera la casa. Italian Coffee di suona. Qui viene tutta la zona barbecue. Per terra tutto nero, muri. Amber, fucile ci sta sempre bene. Viva le armi, ragazzi, a parte gli scherzi. Tutti neri. Quelli là sul muro cosa sono? Quadri di ClickFun. Un milione generato. Fa un bel fucile. Ma è fake. Ah, quello è sempre... Il coso, il vinile che hanno dato anche a quell'altro lì, a Macorig. Ti danno il certificato come quando ti fa il disco d'oro. Ovviamente l'ha fatto il falegname, mica ce l'ha dato Russell Brunson. E tu stai attento ai dettagli, mi raccomando, perché questi, guarda, gli awards. Un po' di cose fake. Però è venuto bene, dai, no? Bello, bello. Cioè, sembra uguale. Sembra uguale, cazzo. Sembra quello. Sembra quello vero, è assurdo. Anche il fucile di carta, quello. Sì. Comunque, multimilionario usa la lavazza a modo mio, come tutti, Quindi top. No, in caso metterò il video di casa finita. Ma adesso ci andiamo a allenare, per bene. Ma sembri me, Dio buono, che sono atrofizzato e poi rompi pure il cazzo. Ma che movimento è? Barabba ha bocciato qua, Quanto cazzo è forte, sì. E visto, signori, che il mercato cambia sempre, noi, per avere successo, siamo sempre cambiati con il mercato. Scrivete nei commenti.
Bellissimo. Commenti, che ne pensate? Adesso stiamo andando al ristorante qui, un appuntamento con dei clienti che abbiamo qui a Dubai. C'è un sole della Madonna. Si vede, tutto bruciato. Soprattutto stiamo anche andando a comprare il nuovo mezzo. Una bella Ferrari. Cambiamo un po'. Siamo stufati di Lamborghini, andiamo a comprare una Ferrari. Ma sì, ma certo, figurati. Da collezione, un pezzo da 90. E vabbè, tanto vi faremo un altro vlog su quello. Ragazzi, non potete capire che cosa sta tirando da dietro. Cioè, è un'emozione, credetemi. No, io penso che sia più ritto. Purtroppo viene il cazzo duro, ragazzi. Cioè, però attenzione alle endorfine, attenzione a tutte le sensazioni che si possono provare in questo momento. Non c'è GT3, GT4, che poi vabbè, GT3 non spoileriamo nulla. Non c'è nessuna macchina che tenga una roba del genere. L'incollo che dà, il sound che dà, l'emozione di guida com'è? C'è capito? Ma siamo già arrivati, va. Ed eccoci qua. Basta! Basta! Ma quante macchine vuoi comprare? Un GT2 RS. Li hanno ficcato perché c'era poco spazio. L'estintore dentro l'all bar. Ovviamente puoi aprire se vuoi con le macchine. Puoi anche sputarci sopra i tetti in carbonio, non è un problema. The Swiss Collection. E questo è speciale, è in collab. The Swiss Collection. No, The Swiss. The Swiss. La Swiss. La Susi sonda la Susette. È come portare un bimbo al negozio di caramelle. Vabbè, una roba folle. Lì ovviamente ci abbiamo anche da intravedere un 918 Spider. Ma del 300 essere di Michael Jackson. Di Michael Jackson. 918 Spider, ma guarda che gioiello anche lei. Qua ci avranno un parco auto. Penso che saranno 180-200 milioni di euro. Qua hanno messo 4 918 Spider, una attaccata all'altra. Pazzesco, secondo me. E questa è la pupa? Perché siamo indecisi se prenderla rossa oppure... Perché quella nera, c'è da dire che questa c'ha il tetto in carbonio, come potete vedere. Ma sì, non ha gli specchietti in carbonio. Quello no. C'ha quelli comfort, brutti. Sì, che merda, okay. Che schifo, guarda, ci fa proprio cagare. Oh, full black secondo me è meglio. Non ci frega un cazzo. Per carità, è sempre un GT3 bellissimo, ma rosso, confortevole, senza gli specchi in carbonio, noi gli diciamo no, full black. Domani l'accoppiamo, l'aggiungiamo all'8 e 12 Cintani, è un Range Sport, grazie mille. E non ci fate girare i coglioni, che se no facciamo un bel sondaggio e vediamo se ne volete una quarta in garage, perché avete rotto anche le scatole. Opla, una bella sigla. Mamma mia, ragazzi, quante cazzate, veramente, è assurdo, eh. Ne hanno messe due. Ah sì, volevamo farla leggera. Ha detto io non la configuro, la voglio solo in carbonio. Ma guarda, ma anche lì. Sì, anche lì. Ma che merda. Perché ti hanno fatto in carbonio? Ma che cazzo è una pozzanghera? Di qua che non sono, non ti trucidati. Vi portiamo da un mio amico, carissimo amico qua di Dubai, una persona oltretutto italiana a Dubai, che macina veramente tanti soldi nel mercato degli orologi. Cazzo, non hanno fatto registrare? Not allowed sto cazzo. Not allowed del cazzo, noi registriamo. Bravi, porca troia, ma siete fortissimi, Maremma Maiala. Ma sì, ma siete grandi. Domani bannati dagli Emirati, il nostro uomo. Lui macina tanti soldi, ragazzi. Ciao, Amanda. Bene. Ciao, grande. Come stai? Bene, bene, posto. Grazie. Non ho iniziato niente di questa vita. Stai registrando che ti chiede inizio. Un po' sì. Che alto, Massimo. Ma lui che parla sempre di fare business, per ora è andato a vedere la macchina nuova, a vedere l'orologio nuovo, non ha aperto una mail, non ha fatto un cazzo per ora. Che cazzo di lavoro è? Che fa? No, dici? Sì, prima eravamo a 100. Sì, dopo che abbiamo comprato la villa, l'altezza è un po'... A te non dà fastidio? Io non sopporto, devo stare con i piedi per terra proprio. Orologio è 300. Si vede, sì. Ufficialmente ho cambiato lavoro. Ah, adesso vendi tu a me? Adesso mi metto così. Sì, dai, piazza di un Vacheron. Vacheron. Top. Mondiale. Vacheron. Cazzo, movimenti. Wow. Cioè, lui ride perché adesso ho preso Richard. Però. Vacheron è Vacheron, no? Io non sto capendo niente della conversazione, incredibile. Porca troia. Ci vado via con questo. Quanto è di valore? Tra tutte e tre, eh? Mettici anche questo mio e l'altro mio, Richard Mido. E siamo 6 milioni. Di euro. Sì. Esci così, tranquillo. Non è che ti rubano a Dubai. Nessuno ruba a Dubai. È veramente sicurissima come città. Le posso buttare giù da qua. Stiamo uscendo con 550-600 mila euro di orologi. Anche quello di Maddalena, un oro bianco, di Malpichero, Via Rocca. Tranquilli così per strada. Come diventare ricchi nel 2023? Ci becchi a noi per strada e ci fai fuori. Siamo alle 18, ancora non ha lavorato. Perché con legno stanno molto bene.
Lui che dice dovete lavorare full time, belli pronti, presentabili. Ma poi quante volte si è cambiato? Molto russo. Come non mi piace qua. Andiamo di là che ho visto un po' più di roba decente. Dorato così, che schifo. No, che bello. No, questo è top. Questo lo voglio. quanto è bello questo, è bellissimo. Bello. Sei serio? No, è bello, però sembra una capra, ma bello. Ma è bello, è stile quel... nordico. Stile nordico, piano Dubai. Oh, qua c'è, guarda, vedi lì. Ecco, questo è un bel tavolo. Compro tutto, cazzo. Cioè, se io ci penso, se mi fossi fermato. Siamo alle 8, è ancora una lavorata, ha comprato un tavolo, un orologio e una macchina, ha comprato, vabbè. Solamente all'e-commerce, qualche anno fa, oggi non avrei costruito un impero nell'immobiliare o ad esempio non avrei mai costruito la nostra agency che ha clienti che spendono decine di migliaia di euro al mese e non avrei avuto ovviamente tutto questo successo. Avrei avuto successo ma non tutto questo successo. Gli imprenditori di successo cambiano sempre e ovviamente è sempre importante diversificare, quindi cosa che facciamo noi sempre, ok? Quindi la diversificazione in vari business, in vari settori eccetera. E se notiamo... Sempre questo eccetera, sempre. Business in vari settori, virgola, eccetera. Io impazzisco, voglio autodistruggermi, cazzo. Anche nelle grosse aziende, prendiamo Amazon, ok? Amazon sì, c'è il suo e-commerce dove guadagna veramente tantissimi soldi, ma ha diversificato, come ad esempio Amazon Cloud, ha Amazon Kindle, ha vari settori dove ha sempre più successo poi nel tempo. E stessa cosa penso che può essere anche d'esempio per persone che partono da zero, per piccoli imprenditori, medi, grandi imprenditori. Ed è sicuramente una lezione molto importante che tutti dovrebbero farne tesoro. Capito niente. Ecco, aspettate che metto anche qua il subgol che non ho. Riscaldatevi, che sennò altrimenti batto Riccardo così a freddo. Riscaldati, riscaldati. Non ce n'è oggi, eh. Che cazzo è guarda questo? Guarda che bello. Guarda quello. Ah. E New York è molto. Questa, ragazzi miei, è la situazione attuale. È arrivata l'ora di riposarci un po' dopo queste lunghe giornate. Beh, no, riposati perché... Per creare 24 ore nella vita di un multimilionario, qua si lavora a sodo. Mi raccomando, ragazzi... Ho visto! Quando è che hai lavorato, amico mio? Iscrivetevi al canale, stiamo lanciando delle grosse mine. Non so se il prossimo video o quello dopo. Comunque, sto regalando anche 300 euro al migliore commento qui sotto questo video. A chi si iscrive al canale, chi mette like, tutte quelle belle robine della algoritmo e al miglior commento selezionerò il vincitore nel mio gruppo Telegram, metterò il vincitore, ok? Basta cercare Valori Luca su Telegram e lo trovate. Spero che il video vi sia piaciuto un po' nella mia vita, visto grazie che me lo chiedete. Non si è capito niente la tua vita, era tutto bruciato, il montaggio faceva cacare, non hai mai lavorato e quindi nessuno ha capito niente del tuo lavoro. Basta, abbiamo visto te che entri in un negozio di macchine, vai nell'appartamento di uno che vende orologi, sei andato all'IKEA e poi ti sei messo sulla penisola a chiacchierare a di che sei diventato un grande perché lavori con aziende, management, eccetera. Questo è stato il tuo percorso oggi in 24 ore. Un grande, cazzo. Allora, lo stile di vita è ciò che punta, a cui puntiamo tutti in maggioranza e tu riesci a trasmetterla in modo perfetto in ogni singolo video. Aiuti molto a livello mentale e psicologico per chi ti segue e guarda i tuoi contenuti. Sei un grande, continua così. Comunque, detto ciò, sei una vera potenza in tutto e per tutto. Non è andato a fare shopping. E tu ringrazio il tuo team che ci sostiene giorno e notte senza limiti, per non parlare della tua soddisfazione personale in quanto mi aiuti tanto moralmente ad affrontare ogni difficoltà nella vita. Sai, mi soffermo giorno dopo giorno a guardare il tuo profilo Instagram per farti capire quanto mi piacciono i tuoi argomenti. Spero tanto che un giorno ci incontreremo, non mi arrendo nei momenti più bui, non mi giudicate per i miei successi, ma per tutte quelle volte che sono caduto e sono riuscito a rialzarmi. Complimenti, va bene multimilionario, ma pagano un videomaker che sa posare la messa a fuoco. Eh sì.